Ciao Desvideo, mi è stato chiesto su Pinnacle Studio come si sposta un'immagine da un punto all'altro dello schermo, magari anche ridimensionandola, facendola ruotare, quindi tante altre cosine che si possono fare all'interno dello schermo, un'immagine magari più piccola, ridotta, che passa da una parte all'altra dello schermo. Per capirci, insomma, per rispondere a queste persone dovevo metterci un'eternità se l'avessi dovuto scrivere, quindi ho pensato di fare un video che può essere anche utile per altre persone a cui può interessare questa cosa. Io, per esempio, ho trovato due immagini vettoriali da utilizzare, per farvi un esempio, diciamo. Quindi, per esempio, ho trovato questo prato, adesso noi lo portiamo fino qua in fondo, per esempio. E qua ho trovato questa immagine vettoriale, che così non ci sono quei quadratoni, rettangoloni, che così si vede proprio lo schermo dietro. Adesso magari questo maiale qua però è venuto anche un po' grosso, no? Comunque, diciamo, facciamo così, facciamolo più corto perché facciamo un minuto, va. Dicevo, però lo voglio un po' ridurre, quindi clicchiamo su 2D, 3D. No, aspetta, andiamo per gradi perché bisogna fare lentamente i tutorial, sennò dopo la gente non capisce. Allora, clicchiamo sull'immagine col destro, quindi facciamo apri editor degli effetti. Apri editor degli effetti, facciamo 2D, 3D, che questo serve per ridimensionare anche per la cosa che dicevo. Vedete, ci sono tutte le varie cose, quindi l'editor, rotolamento, coppia che può fare le quattro immagini, i cristalli in caduta, i filtri FX, la goccia, ci sono un sacco di altri oggetti, il ritaglio. Però a noi adesso ci interessa ridimensionare l'immagine, quindi adesso la dimensione, ecco, se noi questo, vedete c'è larghezza ed altezza, se noi mettiamo il lucchetto rimpicciolisce alla stessa maniera, vedete, la larghezza e l'altezza. Se invece lo teniamo aperto si può fare più largo la larghezza, più alta l'altezza, e poi posizione, ecco, andiamo a mettere qua in basso. Comunque, poi togliamo questo bordo esterno, larghezza e altezza, ecco, togliamolo. Avete visto, sono andato a sinistra con queste cose per togliere. A me interessava farvi vedere però in questo tutorial come si sposta l'oggetto. Quindi, per esempio, adesso andiamo come posizione, lo facciamo partire da qua, che adesso lo voglio fare scorrere, per esempio, adesso semplicemente da sinistra verso destra. Qual è il pulsante che ci serve per fare questa azione? Vedete, questa qua è la linea temporale, no? Praticamente è circa un minuto la linea temporale che ho fatto di quel pezzo di filmato. Questa cosa, ragazzi, si può fare sia con l'immagine che con un pezzo di filmato, e potete spostare da una parte all'altra dello schermo. Ecco, noi andiamo a cliccare su questo rombo, vedete, questo qua c'è 2D Editor CPU, c'è questo rombo, poi c'è questa cassettina, c'è il cestino, c'è il quadratino ci fa dire che è attivo questo effetto, infatti abbiamo già fatto il ridimensionamento. Perché poi dopo qua c'è rotazione, bordo interno, bordo esterno, ci sono un sacco di altre opzioni. Per esempio c'è anche rifletti, in questo caso è abbastanza simmetrico, però inverti orizzontalmente, vedete che cambia leggermente, questo caso. Però no, inverti verticale si nota di più. Ecco. Volevo farvi vedere, allora appunto, si clicca qua sul rombo, allora innanzitutto qua sulla linea temporale. Vedete, si parte da qua, quindi questo da dove vogliamo far partire la posizione. Se noi partiamo da lì, ecco, cliccando questo, vedete che è acceso un rombo qua, acceso, è venuto fuori un rombo qua. Noi adesso, se lo vogliamo spostare, che ad un minuto si sposta tutto a destra, noi non facciamo altro che posizionare qua l'oggettino, cioè di posizionare come si può dire, il cursore sulla linea temporale, e poi qua in posizione andiamo a destra lì, ecco, per esempio. Ora gli diamo ok,
Adesso qua si sta colorando la fascetta, che per dire, perché che sta preparando questo effetto. Adesso vedrete che quando io, anzi aspetta, allarghiamo l'immaginetta, che così facciamo vedere un po' più in grande. Ecco, adesso diciamo ho renderizzato quella porzione di video. Ecco, sì, io do l'ok. Vabbè ragazzi, va lentissimo perché ci ho dato 1 minuto, magari aspetta, accorciamo. Perché ragazzi ci mette una vita, se queste cose in diretta, insomma. Non so, spero che poi dopo si capisca bene. Ecco, comunque, vedete, gli diamo l'ok, vedete, ma molto più veloce il maiale. Ok. Vabbè, dai, quindi per farvi capire che va da una parte all'altra dello schermo, per quello che gli abbiamo dato noi. Però, andiamo a vedere un'altra cosa adesso. Ho cliccato col sinistro direttamente sull'immagine perché volevo l'effetto adesso cambiare. Innanzitutto, se voi ricliccate sul rombo, cancellate tutte le posizioni e tutte le cose. Quindi adesso noi rifacciamo da capo perché voglio farvi vedere che adesso lo metto. Allora, prima posizione va bene lì, però voglio vedere a questo punto, per esempio, a 0004, lo voglio mandare posizione in alto qua e a destra qua. Poi per esempio a 007 lo voglio mandare tipo qua. Poi qua lo facciamo andare tutto giù e poi voglio farvi vedere un'altra cosa. Qua gli diamo un'altra posizione, no, lo facciamo tornare indietro e anche un po' più in alto, però lo facciamo anche ruotare, gli facciamo fare tanti giri, rotazione, facciamo fare tanti giri. E poi dopo qua cosa gli facciamo fare? Gli diamo anche la dimensione, ecco, lucchettato, e lo ingrandiamo, lo facciamo diventare grandi. Questo lo faccio per farvi vedere quante cose si possono fare all'interno dello schermo, così per dare un po' di vita alle cose, un po' di movimento, un po' di dinamicità, dinamismo, come si dice. Un po' di action al vostro video. Adesso io qua ho fatto un maiale, ho fatto una cavolata tanto per fare l'esempio, però all'interno del vostro video potete spaziare con la vostra fantasia. Ecco, andiamo a vedere cosa è venuto fuori. Mee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 e
Fantastico. E il maiale viene verso di noi. Ok, va bene. Ecco, dopo questa bella maialata di video, no, spero che vi sia servito. Se c'è qualcosa di poco chiaro, scrivete nei commenti qua sotto. E questa era per spostare un'immagine da un punto all'altro dello schermo. Vi ricordo ancora, allora, per l'immagine cliccate per esempio col sinistro due volte il rombo, adesso noi cancelliamo, tac, rombo, si accende così, poi lo posizionate sulla linea temporale e gli date le cose che volete fare. Ok? Ok, ciao da svideo, ciao 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 ciao!